Signori miei, benvenuti e bentornati su Forza Motorsport 7. Oggi non so se fare il campionato Hypercar che mi piacerebbe moltissimo, oppure compatte sportive vintage. Io vorrei fare le Hypercar perché ho già sia la McLaren Senna, che è molto molto interessante, o la 918 Spider. A me piace più la 918 Spider, sinceramente. Anche perché è europea, come cosa che non è più ormai la McLaren Senna, perché vabbè, con la Brexit, eccetera, eccetera. Molto più potente, un peso però nettamente superiore, 1200 kg e 1500, 300 kg. Però io prenderei, ragazzi, la Porsche, e quindi vada per la Porsche. Un po' di tosse. La trazione 4, ragazzi, mi 4, 4x4 mi piace molto. Mi sono detto perché no. Qua migliora ancora? No, non migliora niente. Però noi la mettiamo perché da gara fa sempre comodo. Qua migliora di 004, però usciamo fuori dai gangheri. Qua c'è questo. Un chilo può aiutare, sì. Gli ammortizzatori mi mette solo da drift, quindi niente. Beh, ragazzi, 107 kg. È interessante, è abbondantemente interessante. Le gomme io le lascio esattamente così come sono. 8,99 mi sta bene. Mettiamo un attimo la messa a punto con le gomme e le molle, la abbassiamo notevolmente, direi anche. Irrigidiamo un po' l'anteriore per la frenata più che altro. Aumentiamo la potenza frenante e la buttiamo sul posteriore di un pelino. 93% posteriore. 85 posteriore, 348 orari. Io potrei anche permettermi di... Ah, non posso, è vero, perché non ho messo l'altro. Ok, scusatemi, non mi ero accorto. Mi sentite bene? Mi avvicino magari un po' di più la telecamerina, così almeno è più comodo per voi sentirmi. Vedermi no, perché come sapete non uso qua la webcam. Parlerò magari un po' più forte. Premi gala migliorati lo voglio. Premi gala migliorati lo voglio. Gareggio di auto mi interessa. Questo sì. E ce le infiliamo tutte e tre. E qua 146.000 di esperienza. Non male. Bella macchina questa, eh. Non è neanche così complicata da guidare, hanno detto. C'è anche un Koenigsegg. Beh, qua ovviamente, ragazzi, c'è roba veramente. Il sesto elemento Lamborghini FXX Vulcan Centenario 918 Spider in testa alla gara. Oh, Gesù, che è successo? Ah, già, finito di editare un video per voi. Una nuovina cosa che sto tirando fuori dal cilindro. Sono arrivato un po' forte, vero? Via Lambo! Ah, Vulcan, come va? Vulcan, signora, Vulcan, 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 Vulcan. I freni non mi piacciono molto, eh. È troppo posteriore, però, è troppo posteriore. È veramente difficile da guidare così. Perché se devo usarlo come un posteriore... Non vedo niente così, è troppo poco luminosa la pista in questo momento per usarla così. Tre giri, signori. Siamo in vantaggio leggero. Trazione 4x4 della Porsche lavora bene, anche se è all'85% posteriore. Dopo la porteremo all'80 e vediamo come se la cava. Anche se adesso questa è una gara molto, molto tecnica. Guardate all'anteriore quanto è poca la trazione. Veramente pochissima. Non allarga neanche un po', eh. Ragazzi, la Vulcan è molto più...
era molto più avvantaggiata. Gira poco. Ok. Tre giri così, ragazzi, sono molto duri. FXX a livello posteriore della nostra Porsche. Proviamo a usarla così. Per l'amor di Dio! E così si riesce a gestirla un pelo meglio. Toccherà usarla così sta macchina. Vi farò una guida pop. Giochiamo sul gas, giù tutto. Moliamo giù tutto. Ok, siamo usciti bene. Freniamo molto duri. Vai, terza. Aspettavo un cambio un po' più veloce. Infatti penso sia tarato non come nella realtà. Anche il volano non aiuta molto perché ci fa risparmiare sì un chilo per sia di peso che di proprio sua massa. Ma non è paragonabile a un cambio un po' più veloce, anche perché vedete strattona un pelino. Questo non è andato troppo forte come sempre. Trazione praticamente solo posteriore. Certo, se vuoi driftare con questa no. Adesso lo puoi fare, ma non è ideale. Dopo per l'altra gara la facciamo con la Senna. Vediamo come se la cava la Senna. Io so che la Senna. Ma perché non frena? Perché non frenano queste macchine? Perché non frenano? Cioè c'è un problema. C'è sicuramente un problema. C'è un problema di fondo. Ah, vabbè, una roba del genere dovrebbe fermarsi immediatamente. Guardate come scende piano la velocità frenando. 2 forse diminuire la potenza frenante, perché se no si attiva troppo l'ABS. Dopo proviamo anche quello, proveremo tutto. 300 all'ora, ma che roba, sì, la frenata a 300 all'ora, ma qua abbiamo dei freni, ragazzi, che devono essere devastanti, eh. Perché così scivoli? L'FXX è sempre dietro. Gomme un pelino consumatine, da quello che vedo. Non sono più bianche, sono gialline, vuol dire che sono un po' consumate. Finalmente siamo riusciti a trovare una macchina che consuma le gomme. Curva buona, frena. Dopo proviamo la Senna, signori. Voglio vedere se con la Senna non facciamo meglio di così. La Senna dovrebbe avere dei freni i migliori della categoria, eh. Non all'ultimo giro, bro. Non all'ultimo giro, bro. All'ultimo giro no, bro. All'ultimo giro ho maciullato, eh. Troppo posteriore per i miei gusti. All'ultimo giro mi ha fregato. Va bene così, va bene, me lo merito. Non ho fatto neanche il rewind. Non ho fatto nulla perché me lo merito. Me lo merito, ho giocato male, me lo merito. Me lo merito, la Porsche si è comportata bene, ma non come volevo io. Va bene così, va bene così. Me lo merito. Tanto non avendo speso nulla, non importa.
aspetta, abbiamo comunque vinto dei bei soldini, A fronte di una macchina da 1 milione di euro, direi che invece non è vero, è una bugia, non abbiamo guadagnato un fico. Allora, facciamo però una roba, subito, messa a punto, freno, no, 75 al posteriore, freno, 106, poi, carichi, ragazzi, carichi. Con calma. Seleziono l'auto. Larghezza go è molto più meno larga. Questa qua va bene, messa. Vediamo un po' se questa è potenziabile. Ma non posso neanche mettere gli ammortizzatori quelli fighi? Brava Sergio, brava. Penso di non poter rimettere nulla. Infatti penso di non poter rimettere nulla. Va bene così. Va bene così, la lasciamo. Modifiche. Vabbè, adesso che è tutto dritto. Bene. Adesso che è tutto dritto potrebbe andare bene anche la... La come si chiama? La Porsche. Facciamone ancora una con la Porsche allora, che è molto più veloce. In teoria. Anche se non è detto. Anzi no, guarda, prometto, voglio usare la Senna adesso. Non è capibile bene il potenziale di un'auto così su questa pista qua. Mugellino. Non è il Mugello, non guarda. È bellissima. Pesa come una scatola di scarpe. Però non va come la Porsche. Hai dritto. Punto di strada è incredibile. Tutti i freni sono infami, Vai, vai così, vai. Via Pagani. È successo qualcosa di molto brutto. Qualcosa di bruttissimo deve essere successo in questo. Andare va, 4 giri. Sbandicchia un po', Sbandicchia un po'. Va anche piano però ragazzi, io abbandono e cambio la macchina. Va anche piano sta macchina qua. Cioè va piano sul serio. Confronto la Porsche, ferma. Voglio vedere adesso la Porsche allora come se la cava qua. Porsche a questo punto qua secondo me è la migliore, Forse i Lambo, Cioè andare a lungo ragazzi, che guarda che roba. Ma che roba! Cioè va veramente come macchine che costano molto più, Devi spostare Vulcan! Freni però non sono all'altezza della macchina. Bravissima! I freni non sono all'altezza. Vai. Molto meglio così. Un aereo. Confronto all'altra è un mostro. Ah, che roba. Eccola, finalmente riconosco la Porsche. Finalmente la riconosco. Eccola qua la mia.
Madonna se va, eh. Bimbo bombo. Non tende più ad andare di traverso troppo. Adesso finalmente gira. Siamo forte, quarta. Quinta piena. Vai, vai, vai. 7000, 8000. 8500. Ma che roba. Va. Va. Monster 310. 320. Sono quasi, potevamo tenere a tavoletta qua, secondo me. Cioè, 3 secondi di vantaggio rispetto a prima. Dovevo continuare a frenare, ho sbagliato. Vai, secondo, terzo. Cambio fulminio. Macchina mostruosa. Vai così. Ok. Sono uscito abbastanza bene. Abbastanza bene. Non benissimo, ma abbastanza. Ora tocca i 300 quasi da tutte le parti. Questo qua è Monza, se non erro. Mi sembra Monza come. Mi sembra Monza, sì. Eccoci. Più 60, più 70, più 80, come ridere. Frenata termoatomica sui freni carbon ceramica che hanno le dimensioni di un dalmata. Altro mostro. Monster. Voilà. E voilà. Penultimo giro, signori. 295, 300, 310, 322. Questo assetto era un po' più basso. Ho spaccato tutto, coppa dell'olio, ho spaccato tutto qua. Lì si è rotto tutto. Gira macchinina, uscito un po' sportivo. Ovviamente le gomme non si consumano. Vogliamo vederla in POV. Ma hanno messo i dossi gli infamili, eh. Così almeno chi passa sbunda tutto. Che bello che cambia 9000 giri, bellissimo. Mamma mia che trazione adesso che mi sono riuscito a tirare fuori dal cilindro, amici. E così. Vai così. Vai così. 190 miglia orarie. 200 miglia orarie. Tengo, tengo giù, tengo giù, tengo giù, tengo giù. Tavoletta. Forse ho recuperato qualche secondino. Quasi un secondino qua. Vai. Vai così, a cannone. Ovviamente è diventata la macchina che speravo. Tutto. Vai così, non aver paura. Oh, ma un po' sull'erba fa sempre bene. Per pulire l'olio che abbiamo perso spaccando prima la coppa. Via. 9000. Frenata termoatomica. È un po' sbandatino. Vado. Chissà da fuori com'è diventata sta roba. Chissà da fuori com'è sta roba. Vai, 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 vai.
E vince. Devastante, signori, devastante. Devastante. Quindi facciamo ancora questo campionato qua. E poi quello delle vintage. E forse no, non abbiamo ancora finito come punteggio. Ci stavo comunque avvicinando a grandi passi alla fine della campagna di Forza Motorsport 7. Jaguar F-Type, stavolta mi piglio Jaguar F-Type, così mi aumenta anche un po' il livello lì e sono contento. 6, infatti, bene. Mazza che roba che mi danno lì. Sconto 200.000. Modifiche. C'è qualcosa di interessante? Questo lo prendiamo, tanto non so ne dove sia. Controllo trazione disattivato vale 3, lo prendiamo. Tanto 1, prossima gara è finita. Basta. Tutto qua, 1, la prossima gara è finita. Siamo sul bagnato, eh. Ha raggiunto il grado di collezionista di auto livello 6. Molto bene. Iniziamo la gara sul bagnato. Sul bagnato sono curioso di vedere come se la cava la Porsche. La trazione aiuta molto, eh. Che sta succedendo? Porsche. Oh, guardate, andò a lungo. Vabbè, mostruoso. Non ce n'è per nessuno proprio. Sul bagnato io dovrei essere un po' avvantaggiato rispetto agli altri. Gli altri tranne questi qua, tranne il centenario e un'altra 918, perché la trazione integrale ci aiuta molto. Vedo che soffre poco, però comunque un po' la trazione, so, vedete, soffre molto sul posteriore, la frenata soprattutto, un pelino ballerina. Ah, madonna che botta mi ha dato. Che poi che botte mi ha preso. Attenzione. Così. Vai così. Eccoti qua. A cannone. Questa è una bella pista, eh. 3:21. 3:30. Adesso faccio un pisolino, amici. Settima. Ok, sta diventando gialla. 3:43. Qua la Bugatti dovrebbe prendere bene. Ma non è un po' lungo sto rettilineo? A fuoco. Io poi la frenata un secondo, abbiamo finito. È quella della 24 ore di Le Mans, questo qua. Vai. Oh, a tavoletta. Che abbiamo dietro? Non ho mica capito che abbiamo dietro. Ah, madonna, ma è tutto dritto, dritto, dritto. Tranne adesso. Potevo prenderla meglio. Vai. Vai così. Questa è una bella pista. Più che altro perché finalmente puoi provare le auto quanto vanno forte. Vai, vai. Anche il secondo pattina un pochino in curva, eh. Quanto è lungo però? Perdonami. Bene tutto, ma è un po' lunghino, no? Come il circuito. Questo frena troppo. Questo
Soffrena troppo, amici. Bravo, tieni la mancia un po' più forte. Ma c'è un'autostrada lì. Ah, io vado, tengo giù. Non mi interessa pioggia, neve, vento. Questo qua in realtà è una Porsche 911 Jeep Renegade. L'assetto è quello del Renegade, un po' ripassato per tenere le alte velocità della Porsche. Ma in realtà è quello, infatti vedete, si può usare anche così, come soft off-road. Perché sono una persona malata. Voilà. Secondo giro, signori. Voilà. Ok. E oppa. Voilà. Voilà. Palla, curva perfetta. Cannone. Sesta. Abbiamo un vantaggio abissale, eh. Che bella la pioggia, comunque graficamente, signori, fatto in modo incredibile. 3.30. Tieni ancora lì un po'. Poteva tenerlo ancora un pelino. 4 secondi di vantaggio rispetto al giro di prima. 3.41. 93. Qua la Bugatti dovrebbe fare 60 km/h in più, io avevo 60. 65 km/h in più rispetto a noi, il top speed. Ma no, più di così non va. 3.43, gli manca proprio la potenza per andare oltre. Va bene. Vai. Vai così. Vai così. Sta andando molto bene. Siamo praticamente una gara solitaria questa, ce la siamo giocata alla grandissima. Credo di aver guidato anche abbastanza bene, eh. Rettilineo adesso fino ai 350 all'ora. Frenata. Da prendere meglio anche, come ho detto prima, ma mi sono già dimenticato. Adesso ci divertiamo un po'. Ci buttiamo a vacche tutta la partita. Voilà. Voilà. Attenzione. 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 Mamma mia, che curva perfetta. Non è vero, è una bugia. È male, non lo fa. Cominciamo a cedere un pelino le gomme, eh. Le gomme mi stanno abbandonando. Mi stanno un po' abbandonando, sì. Vai, vai. Passato bene, un po' fuori, non importa. Pam! Primo, 3 minuti e 38, il giro migliore, non male. 3 minuti e 38, un bel giro, secondo me. Signori, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video. Tutti da Dabox. Ciao, 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 ciao.